alla provincia regionale di Agrigento è istituito un tavolo tecnico a difesa di Punta Bianca e per il trasferimento del poligono militare. Gli interventi al videogiornale Davide Saglia. Semplicemente come normale che sia. Continuano le manifestazioni in difesa di Punta Bianca. Stamane alla provincia le associazioni ambientaliste, il distretto turistico e la deputazione regionale e nazionale agrigentina si sono riuniti per fare il punto su quella che è l'attuale situazione che gravita intorno al poligono militare di Drasi. Coordinatrice dell'incontro è stata l'assessore regionale al territorio e ambiente Mariella Lobello, che ha fatto quadrato attorno a quelli che sono i rapporti già intavolati con il generale dell'esercito Dalzini. Ci siamo confrontati con un confronto, devo dire, straordinario con l'esercito italiano, in particolare col generale Dalzini. Ci sono stati diversi già incontri e assoluta, c'è una grande partecipazione ma anche un grande interesse a tutelare un'area che non dobbiamo dimenticare, proprio forse per la presenza dell'esercito italiano non è stata mai raggiunta o contaminata da quelli che in altri posti straordinari come Scala dei Turchi invece è avvenuto. Ma torniamo un momento indietro, che tempi ci sono? Io avevo assunto un impegno che era quello che entro questo anno 2013 avremmo portato al CRPPN, è il comitato, una brutta parola, sembra quasi una brutta sigla, ma è il comitato che valuta tutte le proposte di istituzione di un nuovo di riservo di aree protette. Lì è in agenda insieme ad altri 49 progetti per altri luoghi straordinari della Sicilia. Prima di quella data spero che sia messa in agenda proprio Punta Bianca insieme, e lì i tempi dobbiamo insomma vedere che tempi ci sono. E anche la deputazione si è mostrata sensibile sulla vicenda. Sentiamo allora i deputati Marinello, Bosco e Fontana del PDL, Mangiacavallo del Movimento 5 Stelle e Michele Cimino di Voce Siciliana. Noi abbiamo compulsato più volte l'esercito e il Ministero della Difesa e abbiamo trovato, a dire la verità, un'ampia disponibilità. Oggi la posizione della difesa e dell'esercito è la seguente. La piena disponibilità a lasciare quel poligono militare, però avendo in cambio delle proposte alternative da parte della regione siciliana. Ho presentato nella giornata ieri una interpellanza parlamentare per chiedere al ministro della difesa di risolvere quello che per noi è un problema enorme, cioè la presenza ancora dopo 50 anni di un poligono militare nel quale per 9-10 mesi l'anno vengono svolte le esercitazioni militari, e che va certamente a intaccare un litorale di straordinaria bellezza. Veramente una battaglia che è iniziata addirittura nel 97, quando insomma si pensò che quell'area potesse essere una delle migliori riserve della nostra Sicilia, e da allora poi, quando io diventai presidente della provincia, continuammo questa battaglia, tant'è che nel 2001 abbiamo ottenuto il decreto famoso che vincolava appunto l'area stessa. Io poi ho fatto anche un'interrogazione qualche mese fa che puntava a chiedere al governo regionale che intenzioni avessero rispetto a questa situazione. Ancora attendo risposte. Sicuramente le solleciteremo, però siamo d'accordo che siamo dalla parte dei cittadini e quindi non possiamo non essere presenti. Urgentemente bisogna definire questa iniziativa, che è importantissima per il territorio della provincia di Agrigento, per attrarre turisti e migliorare le condizioni di vivibilità, ritengo, anche delle nostre spiagge e del nostro mare. Soddisfatte anche le associazioni ambientaliste e il distretto turistico, primi attori di questa battaglia mirata alla salvaguardia di uno dei luoghi più suggestivi del territorio agrigentino. Trovare urgentemente un'area alternativa all'area di Drasi. Questo è il decreto di modificabilità. Come vedete, l'area di Drasi è piccola cosa rispetto alla futura riserva. Purtroppo però questa impone, diciamo, la non istituzione della riserva. Quindi noi chiediamo all'assessore Lobello di andare a individuare un'area alternativa per l'esercito e contestualmente istituire la riserva. Noi siamo molto fiduciosi perché abbiamo visto grande impegno, possiamo dire, dopo le nostre sollecitazioni tutta la macchina burocratica si è messa in moto. Quindi speriamo che nelle prossime settimane venga fuori una proposta di
di un'area alternativa al poligono di tiro Drasi. Avere la potenzialità, la possibilità di offrire al, come prodotto turistico del territorio, come distretto Valle dei Templi, di un'area, di una riserva naturale, tra l'altro un'area veramente straordinaria, significa dare la possibilità al territorio intero di usufruire di questo territorio, ma soprattutto di un prodotto turistico da poter offrire al mercato.